Intanto io provo, anzi, ho provato a denudarmi della spocchia, spero. Comunque, volevo dire che viviamo in un'epoca di interminabili seminari di creazione letteraria. Corsi universitari di scrittura, figuriamoci laurearsi in scrittura. Ci sono più poeti per centimetro quadrato che erba nei giardini, più riviste di poesia, più libri di poesia che la maggior parte poi pubblicati a pagamento. Badate bene, a pagamento. Da case editrici che l'anno prossimo non esisteranno assolutamente più. Competizioni poetiche, performance poetiche, kermesse poetiche. E tuttavia, nonostante tutto, questa attività poco di importante c'è rimasto di tutto questo mare magnum di affaccendamenti vari. Le appassionate idee che alimentarono le innovazioni dei primi modernisti sembrano essersi, sì, estinte. Estinte. Ormai nessuno crede che la poesia o l'arte possa essere in grado di cambiare il mondo. Invece è lì che stava la funzione della creatività. È lì che l'uomo si ergeva a protagonista vero. Ormai è questa la realtà. Nessuno si sente di compiere una missione sacra, quella doverosa di quel tipo di personalità che hanno fatto sì che l'umanità diventasse così alta da immaginarsi somigliante a Dio. Ma oggi ci sono poeti dappertutto che parlano soltanto del loro niente.